Lo spettacolo del grande ciclismo, quello della Tirana Adriatico, torna ad Arezzo. Lei ha voluto rendere partecipe tutta la città, non solo indicatore. Questo arrivo, insomma, nel centro storico premia e dà visibilità a tutta la città. Speriamo, me lo auguro, speriamo che ci sia tanto pubblico. È chiaro che lo spettacolo viene fatto in un punto dove si meriterebbe il massimo, perché il centro storico di Arezzo, questa piazza con il palazzo del comune, della provincia, il Duomo, il Prato, penso che non è che capita spesso di avere l'arrivo di un evento così importante in un luogo altrettanto importante, quindi spero che ci sia tanto pubblico. Sicuramente le televisioni ci sono di tutto il mondo, perché questa è una tappa importantissima, ci sono i corridori più importanti che ci sono di tutte le manifestazioni ciclistiche che si svolgono durante l'anno. Questa è quella dove ci sono il maggior numero di partecipanti e di campioni. Non esiste né campionato nel mondo, né Tour de France, né Giro d'Italia. Tra l'altro lei poco fa in conferenza stampa ha chiamato anche un pezzo di storia del ciclismo italiano come Alfredo Martini. Oggi è il suo compleanno, insomma, gli è stato tributato anche un applauso da Arezzo. Certo, Alfredo Martini è il padre di tutte queste cose, è una parte l'età e che ha con una ancora una testa così lucida e così capace di esprimere quello che vuol dire, che deve dire, e quindi è stato un mio dovere chiamarlo e fargli gli auguri, perché oggi finisce 93 anni e sarebbe dovuto anche lui essere qua, però in questi giorni ha avuto un incidente, è caduto in casa e non ha avuto la possibilità di venire, però gli facciamo lo stesso anche da qui tanti auguri.